Attenzione, il video che state per andare a vedere vuole essere un mix di ironia e argomenti seri. Quindi, per una volta, non scassate la minchia. Amici telespettatori, un cordiale buongiorno, benvenuti a TG Fighting Games, l'unica rubrica che vi tiene aggiornati in tempo reale sulle notizie relative al mondo dei picchiaduro. Partiamo subito con le notizie. Grande boom per i picchiaduro Arc System Works, perché dopo l'aggiornamento di Blaze Blue, Central Fiction, i Tag Battle, che ha visto milioni di giocatori tornare a giocarci online, grazie all'aggiornamento Rollback Netcode, che ricordiamo ancora in fase di beta, non è ancora ufficiale, infatti l'aggiornamento ufficiale arriverà soltanto nel 2022, ma già adesso sta portando milioni di player a riconsiderare il gioco e a giocarci online, sia il Central Fiction che il Tag Battle. Oltre a questo, se siete amanti dei picchiaduro Arc System, è disponibile la beta di DNF Duel, il nuovo picchiaduro realizzato da Arc System sullo stile di Guilty Gear Strive. Da quel che si sta sentendo in giro, pare sia veramente un ottimo titolo e pare stia portando milioni di player ad amare il gioco. Inoltre, se siete fan dei picchiaduro SNK, è disponibile su PlayStation 4 e su PlayStation 5 sempre la nuova open beta di The King of Fighters 15, che da quel che si sta dicendo e da quel che si sta vedendo pare che i giocatori pretendano e si aspettano molto da questo capitolo, visto il flop fatto da The King of Fighters 14. Ma ora veniamo alle notizie di cronaca. Fate attenzione al player Stefa 2002, player veneto originario della Sicilia che gioca a Tekken 7. Se incontrate online questo fortissimo player, fate molta attenzione perché usa i cheat e lag switch alla stragrande. Quindi, se doveste riuscire a batterlo, mi raccomando, chi chargetelo alla stragrande. Ma ora, spazio alle belle notizie. È nato il gruppo Combat Arena, il culto dei picchiaduro, un gruppo Facebook dedicato a tutti coloro che sono interessati a giocare ai picchiaduro in maniera competitiva, in maniera vera e propria. Nato dall'origine del vecchio gruppo Fighters Arena nel tempio dei picchiaduro, un gruppo pieno di gente che sa soltanto dire stronzate su quel gruppo, assolutamente. Quindi, se volete un gruppo serio dove potete parlare seriamente di picchiaduro senza rischiare di farvi spennare da quattro polli in croce che credono di essere dei dei, sapete dove recarvi. Ultima notizia di oggi: Justin Wong settimana scorsa ha raggiunto la 100ª vittoria nei vari tornei online da lui affrontati. Infatti la 100ª vittoria l'ha affrontata da un torneo di Street Fighter Alpha 3, dove ha combattuto anche il noto player italiano Mr. Goki, dove da parte di Justin ne ha presa la stragrande. E sti cazzi, oso dire. Va bene, per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci rivediamo settimana prossima con la nuova puntata di TG Fighting Games.